Vedendo questa palla penserete ad un calciatore, ma non è un calciatore, fa una cosa fichissima ed è la cosa che vorrei fare io da grande. Vi dirà qualche trucco per diventarlo, però ci sarà anche qualcosa riguardante il calcio, ovviamente, se c'è la palla. Ha vissuto da sempre in mezzo allo sport. Ora è il presidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale. In pratica è il boss dello sport italiano. Ma la ciliegina sulla torta è che è pure amico di uno dei miei idoli, Francesco Totti. Allora, Giovannino, benvenuto a casa! Ciao! Com'è? Ti piace? È bellissima. È tutta poi personalizzata, made in bebe. Esatto. Che c'hai un senso dell'ego forte, insomma. Vabbè, oddio, il nome non ci stava. No. Allora, un po' di storia. La storia, la vecchia storia. Quando eri piccola dicevi da grande voglio diventare? Voglio diventare quello che praticamente Bebe Vio vuole diventare, cioè il presidente del CONI. Ma sul serio lo dicevi sì, da piccola? Giuro. Sveliamo il segreto, sennò la gente non capisce. Tanto non lo sa nessuno. Non no? lo sa nessuno. Allora, dovete sapere che un giorno sono andato a fare una premiazione. Ovviamente io premiavo Bebe perché Bebe è Bebe. E a un certo momento il giornalista gli fa una domanda: Bebe, qual è il tuo sogno adesso che hai conquistato questa medaglia d'oro? E lei ha detto: il mio sogno è diventare presidente del CONI. E quanto tempo mi dai prima che lascio tutto? Allora io pensavo, no? Perché avevo puntato, perché il problema è che io ho detto: vabbè, facciamo le Olimpiadi a casa a Roma e poi andiamo avanti, cioè fatta quella ancora come atleta e poi ci lavoriamo per quelli dopo. E invece dopo, che no? è successo? E invece poi è successo un casino, hanno distrutto i nostri sogni, siamo ritrovati in un angolo a piangere. Quello che è successo è stato grave, è stato... soprattutto per il tuo mondo. È stato grave, secondo me, io come atleta l'ho vissuto malissimo. È stata una grande occasione persa, è stata secondo me una cosa sbagliatissima. E abbiamo pianto un sacco, tipo come l'addio di Totti. Una era tristezza, l'altra invece era comunque... Sì. È stata una cosa bella, però c'è stata Totti. Diciamo che una cosa è stato diciamo, un rammarico, una ferita. L'altro è stata una cosa commovente. Senti, torniamo. Allora, quindi, quando vogliamo fare il presidente di tutto? Devi darmi un paio di consigli, un paio di dritte. Quando arrivi, mi cacci oppure magari mi fai fare qualcosa? Ma sai che c'hai due scrivanie in ufficio, no? Una tra l'altra. Facciamo un test sulle tue... Sì, sei presidente del CONI, però comunque sei stato sportivo. Però da presidente del CONI devi essere un abile sportivo. Ok, quindi che mi e fai quindi fare? Facciamo una sfida. Io non lo fai solo perché so già di essere una pippa sta roba qui. E devi farmi almeno 10 palleggi sulla palla. Sì, non c'è problema. Ora? No, non c'è problema. Fidati. Che palla? No, li facciamo. Ma da seduto o in piedi? Cosa vuoi fare, olimpica o paralimpica? Perché miseria? Ma queste ti vengono così spontanee? Certo. Posso dire una cosa? Secondo me tu... Allora, sei una grande atleta, farai il presidente del CONI e del Comitato Paralimpico. Bisogna riuscire a creare però un nome per unirli. Però al tempo stesso, se fai l'attrice, posso dire, secondo me tu sfondi, tu spacchi, come dici te, non c'è dubbio. Vabbè, questo quante devo fare? 10. E mentre li fai devi dirmi i nomi di 10 giocatori di calcio. Di 10 sport diversi. Di 10 sport diversi, vabbè. Ok. Vado. Pronto? Vado. Sì. Vabbè, allora, Matteo Piano. Pezzali, aspetta un attimo. No, facciamo... ma è facile, facile, facciamolo. Aspetta un secondo. Spogliati. Tu ti puoi spogliare, meglio di no. No, io già sto mezzo trasparente. Allora. Preparati. Bebe Vio, Bebe Vio, Bebe Vio, Bebe Vio, Bebe Vio, faccio... Bebe Vio, Bebe Vio. Boh, ma Matteo. Grazie. Adesso, per concludere, un'ultima cosa. Che fai? Un regalo. Farci un video selfie. Siamo giovani, no? Leggi qua. No, questo lo faccio. Che miseria. Guarda come stiamo messi. Sempre con le mani in mano stai. Sì. Ridammela. Te la rimetto? Sì, grazie. Ok, prego. Adesso bisogna rispondere ad una semplicissima domanda. Quella che abbiamo fatto pure a Francesco. Ma questa domanda gliel'hai fatta pure Obama? No. Vai. Questa non l'ho fatta Obama. Allora, Giovannino. Pronto, Giovannino. Perché la vita è una figata? È perché la vita ti riserva tante cose belle. Ci sta, giusto, bravo. Giusto? Allora saluto. Approvi? Approvo. Ti voglio dire? Dimmi. Ti ho visto mille volte, ma oggi poi sei molto bella. Ma perché sono truccata? Mi vuoi dirmi che quando sono struccata non sto bene? Ma ti ho fatto un complimento, dai, non mi trattare. Ok, no. Ciao.